Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare durante i comizi di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. È l'ultima osservazione di Giuseppe Conte in un'aula del Senato infuocata a Matteo Salvini, più volte ripreso negli ultimi mesi mentre ostenta alle folle il rosario. Immediata la replica. Ma per il popolo italiano la protezione del cuore immacolato di Maria la chiedo finché campo. E io sono orgoglioso di credere e di testimoniare con il mio lavoro il fatto che credo. Arriva anche la citazione. Voi citerete Saviano, io cito San Giovanni Paolo II. E siccome Palazzo Madama oggi assomiglia, secondo molti osservatori, più a un'aula di catechismo che a un Parlamento, ci si mette anche l'altro Matteo, il senatore del PD Renzi, che condivide la stessa fede, ci tiene a precisare, ma con toni diversi. Al capitolo 25 del Vangelo, ovviamente secondo Matteo, ai versetti 42 e 43, quando dice avevo freddo e mi avete accolto. Un chiaro attacco alla politica dei porti chiusi. Questi i richiami più significativi, ma molti senatori oggi hanno utilizzato i simboli religiosi nei loro interventi e questo mette tristezza e imbarazzo. Certamente la fede ha un valore pubblico, guai a negarlo. E non mancano nella nostra storia i politici cattolici che con la loro azione hanno testimoniato, vivendo in maniera autentica il loro credo. Questo è il punto. Ai politici, soprattutto quando cristiani, si chiede questa autenticità dentro e fuori le aule del Parlamento. E come ricorda il Papa, ancora domenica all'Angelus, non si possono coniugare vita cristiana e compromessi.